Ti sei lavato le mani? Usando il sapone? Le hai asciugate? Cosa? Ma questi sono solo verdure! Che ho ordinato solo verdure? Sono stata io. Quando pensate di affrontare l'argomento? Quale? L'elefante nella stanza. Quale elefante? Incredibili 2, si parla tantissimo ormai di supereroi, nel cinema siamo più che mai abituati, anche se la Pixar come sempre ci aveva già anticipato nel 2004. In Italia qualche anno fa è uscito un film molto importante italiano che si chiama Lo chiamavano Gigo Robot. E inizia con una domanda: che cos'è un eroe? Che io rifaccio a voi. Che cos'è per voi un eroe? Quello... Stavo guardando te. Stavo guardando sì, me. Sì, sono d'accordo. Quello che paga le tasse... Quello che si ferma al semaforo rosso, quello che tutti i giorni si alza per andare a lavorare, ecco, questo è un eroe. Poi se vive a Roma è ancora più eroe, insomma, ecco. Era una cosa che ti toccava particolarmente. Sì. L'altra volta aveva detto anche i pompieri, mi era piaciuta quella risposta. No, l'eroe è veramente pompieri, poliziotti, tutta quella riesce a fare quello che noi poveri umani non sappiamo fare. Sa volare, sa sistemare le cose, sa difenderci. La dichiarazione dei redditi. Anche sì, ma noi non sappiamo fare tutte quelle cose. Noi siamo completamente impotenti e il supereroe ci fa sognare. Per questo tutti sogniamo i supereroi, perché loro finalmente possono fare tutto questo. Volare, essere invisibili, viaggiare nel tempo, non so. Per voi due? Ambra. Tu voi. Sei furba. Io do la parola. Lei è la nostra intervistatrice vera all'interno. È la conduttrice. No, già, insomma, i supereroi hanno più fortuna di noi, perché hanno un senso di gratitudine che noi abbiamo completamente perso. Quindi anche solo saper ringraziare di quello che si ha, se stessi e gli altri, è un bel superpotere che dovremmo recuperare. Io ho la fortuna di vivere in mezzo a un sacco di supereroi, ho la fortuna di avere a parte una super famiglia, ma veramente conosco un sacco di persone che hanno i supereroi, secondo me, al 100%. E che sono tutti quei bambini che seguiamo noi con l'associazione, tutte le persone che magari nascono senza una gamba, fanno un incidente da giovanissimi e se ne fregano e ripartono. E sono le persone grazie alla quale io faccio un sacco di cose. Tutto quello che faccio è perché vedo loro, mi ispiro un sacco e poi non vedo l'ora di spaccare il mondo, ma perché so che lo stanno facendo anche loro. Disney e Pixar con i loro film riescono a parlare ormai quasi più agli adulti che ai bambini, perché affrontano delle tematiche che fanno parte della vita di tutti i giorni. Un caso negli Incredibili 2 sono ben due tematiche. La prima è il capovolgimento dei ruoli, quindi una mamma che porta il pane a casa e un papà che invece resta esatto, a casa. È disoccupata a casa. Cosa ne pensate voi riguardo a... Che a casa si sta benissimo. Anche questo è vero. Esci, vai a fare la spesa calma e tranquillo, chiacchieri con tutti quanti i negozianti, poi torni, prepari, metti a posto, eccetera. Ah, poi la sera... Bentornata, amore. Tu non devi neanche farti la ceretta, no, pensa un po'. Quindi sei ancora in tempo. Non è un film femminista, però è vero che dà molta importanza al ruolo della donna oggi nella nostra società. La donna oggi è capace di lavorare, di essere molto più organizzata, eccetera, che il suo povero uomo che a casa è completamente perso, non ce la fa con i bambini a fare la matematica, eccetera. Lui è completamente perso. E invece in questo film si vede che la donna, proprio lei, è la protagonista. E questo è molto nuovo. Però c'è anche da dire che il papà in questo caso dopo un po' si rimbocca le maniche. È un po' geloso all'inizio, anche un po' geloso all'inizio. Nel film si sdogana un po' il fatto che anche i papà sono dei bravissimi papà stando anche a casa. Sai com'è? Che nessuno nasce imparato. L'importante è avere la buona volontà per fare le cose e mettersi in discussione. Un'altra tematica del film è la tecnologia. Quello che è il lato più oscuro della tecnologia, che tra l'altro Pixar ce lo farà rivedere anche con Ralph Spacca Tutto 2. No, quello è un po'. Vedi che è lei che spoiler, non sono io. Davvero? Il trailer. Chiuderò il trailer che spola. La signorina è preparata, visto che... Ok. Beh, lasci perdere. Qual è il vostro rapporto con la tecnologia, visto che il film, soprattutto con i social? No, ma qual è il tuo? Perché mio rapporto con la tecnologia? Io vivo di tecnologia, il mio lavoro ormai pessimo, è quello. Per me è pessimo. Io trovo che sarebbe un segno di grandissima democrazia di chiudere la rete
e bandire i social, perché la gente si sta bevendo il cervello. Sì. Ma quanto invece quante cose positive puoi passare attraverso i social? No, ma è vero che in questi giorni tutto tecnico, la macchina passa per un pulsante, la macchina va da sola, cioè, io che non sono neanche capace per entrare in casa mia di fare il codice, sa, bisogna fare il codice per l'allarme. Siccome ho messo la mia data di nascita e la cambio sempre, non mi squilla l'allarme tutte le volte. Infatti Amanda, guardando il film, Gli Incredibili 2, ha perso 3.000 calorie. Quindi, per chiunque... Esaurita. No, proprio si è sentita subito più magra, più risolta. Ha fatto l'effetto di 6 ore di palestra. È veramente un mondo pazzesco. Brucia. Brucia i grassi, Gli Incredibili 2. Quindi anche solo guardarlo. Ecco, andate a vedere Gli Incredibili 2 perché è un film che brucia i grassi. Dal 19 settembre al cinema. Assolutamente. Combustione imminente, ma che vuol dire? Vuol dire fuoco. Robert. L'ipnotizza schermi interrompe la trasmissione per un annuncio importante. Mettila tutta, faccenda seria. Sarò lì al più presto.